più di 100 anni. La sede originaria era situata nel villino Convigna, dietro la cupola di San Pietro. Nel 1935 la specola traslocò a Castel Gandolfo, ma poi anche il cielo di Castel Gandolfo si rivelò troppo disturbato dalle luci della città. E così, negli anni Ottanta, venne presa la decisione di creare un nuovo osservatorio in Arizona. Nel dicembre 2002 fu pubblicato sulla rivista New Scientist il risultato di una ricerca condotta da scienziati argentini e inglesi relativa alla scoperta di un decimo pianeta, denominato X, che graviterebbe oltre l'orbita di Plutone. Questa notizia creò notevole fermento fra gli astronomi. Si ipotizzò anche la presenza di ghiaccio, molecole di tipo organico e quindi delle forme di vita. Scoprire tracce del pianeta X è stato importante per cominciare a definire cosa intendiamo noi oggi quando parliamo di pianeti. Da qui la risoluzione recente che ha portato al declassamento di Plutone. Nel 2006 i membri dell'International Astronomical Union, riuniti a Praga, declassarono Plutone a pianeta nano. Una delle principali ragioni è che Plutone è da sempre stato un'anomalia. È un piccolo pianeta roccioso che si trova nella zona del Sistema Solare dove sono presenti grandi pianeti gassosi. La sua orbita è inclinata rispetto alle orbite degli altri pianeti. Noi abbiamo trovato tracce di altri oggetti con le caratteristiche simili a quelle di Plutone, che per questo sono stati chiamati Plutoidi. Non abbiamo scoperto un pianeta simile alla Terra per la semplice ragione che la tecnologia non è sufficientemente avanzata. Teologi e scienziati sembrano insomma essere d'accordo almeno su un punto. È possibile che un giorno troveremo nell'universo un pianeta simile alla Terra, un pianeta in grado di ospitare la vita. Una delle domande più affascinanti è se nel nostro universo esista o meno la vita. Fatto salvo il discorso che probabilmente vita ce n'è proprio per un discorso numerico, l'altra domanda è dove potrebbe trovarsi. Uno degli indizi più antichi si troverebbe in una tomba che noi di Voyager conosciamo molto bene. Pensate, l'abbiamo fatta aprire perché era chiusa con i sigilli di cera lacca. La tomba di Senmut, il misterioso architetto dell'antico Egitto. Dobbiamo ancora una volta rivolgere il nostro sguardo verso una terra magica. Torniamo in Egitto, sotto il regno di Hatshepsut, la donna faraone. Il gran sacerdote e architetto di corte, Senmut, lasciò alla sua morte due tombe. La prima fu costruita a Sheikh Abdelkurna, non lontano dal grande tempio della regina Hatshepsut. La seconda tomba, più piccola, si trova al limite inferiore del tempio di Deir el-Bahari. Quest'ultima presenta particolari misteriosi e sconcertanti. Sul soffitto è raffigurata la sfera celeste. L'affresco è rimasto occultato per secoli da uno spesso strato di intonaco. Nella parte inferiore è raffigurato il calendario egizio, nella parte superiore l'emisfero australe. Al centro vi sono le stelle della cintura di Orione. Ma la cosa più insolita è rappresentata dalle tre ellissi che girano intorno alla stella centrale. Epsilon Orionis. Il simbolo ellissoidale è inesistente fra i geroglifici egiziani. In un'antica lingua mesopotamica significava acqua e dove c'è acqua c'è vita. Che cosa voleva rivelare Senmut? Forse gli antichi sacerdoti egizi sapevano già della grande concentrazione di acqua che si trova intorno ad Epsilon Orionis? C'erano sulla Terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità. Questi sigilli narrano eventi storici e preistorici. Alcuni raccontano di creature il cui nome è stato spesso tradotto come giganti. Nella Bibbia si narra che i giganti erano parte degli Anakin o Anunnaki e i Sumeri chiamavano gli Anunnaki coloro che vennero sulla Terra da un altro pianeta. I Sumeri narrano che gli Anunnaki iniziarono a visitare la Terra 450.000 anni fa. Gli Anunnaki vennero sulla Terra perché il loro pianeta era in difficoltà. Nibiru stava perdendo la sua atmosfera. Sitchin sostiene che gli Anunnaki abbiano dato vita a una razza ibrida creata dall'unione di alcuni di loro con l'Homo erectus per utilizzarla come schiavi
nell'estrazione di alcuni minerali indispensabili alla loro stessa sopravvivenza. I geni dell'uomo preistorico, migliorati attraverso una modificazione genetica, hanno prodotto un ibrido, l'Homo sapiens. Lo chiamavano Lulu, che dal punto di vista linguistico significava colui che è stato mischiato. Noi, quindi, siamo il frutto di una combinazione di elementi divini e terrestri. Secondo questa teoria da fantascienza, quindi, gli stessi uomini sapiens avrebbero origini extraterrestri. Come figli delle stelle, sarebbero di fatti il frutto di un incontro fra razze interplanetarie. Sitchin afferma che gli Anunnaki avrebbero creato questi esseri presso Abzu, un luogo geografico che corrisponde all'Africa meridionale. Il continente africano conserva storie, racconti e tradizioni che i suoi abitanti si tramandano oralmente da secoli. Due antropologi francesi, all'inizio del secolo scorso, hanno vissuto per molti anni a contatto con i Dogon, un popolo che vive nel mare. Della loro esistenza si sa molto poco. Non possiedono una tradizione scritta, ma si tramandano a voce tutte le loro conoscenze. Sanno di essere arrivati nella Falesia nel VI secolo e che prima di arrivare lì erano in Egitto. Un popolo misterioso che possiede incredibili conoscenze astronomiche e scientifiche. I Dogon sanno, da tempo immemorabile, che Sirio fa parte di un sistema binario formato da due stelle denominate A e B e che Sirio B ruota intorno a Sirio A con un'orbita ellittica della durata di 50 anni. Ma Sirio B fu scoperta soltanto nel 1862 dall'astronomo americano Clark. Come poteva questo popolo primitivo sapere dell'esistenza della stella compagna? I Dogon conoscevano anche Saturno, che raffiguravano con gli anelli, e Giove, al quale univano quattro lune, e descrivevano la nostra galassia come una grande spirale dentro la quale la Terra ruotava intorno al suo asse. Da chi hanno ricevuto queste informazioni? I Dogon non sono stati i primi abitanti della Falesia. Prima di loro, un altro popolo viveva lungo le falde di queste pareti scoscese. Un popolo arcaico di cui non si sa quasi nulla, gli antichi Tellem, ovvero gli uomini che abbiamo trovato qui. I Tellem abbandonarono la Falesia non appena vi si stabilirono i Dogon. È da loro che i Dogon hanno appreso le incredibili conoscenze, oppure le hanno ereditate dall'antico Egitto, da dove sembrano provenire. La loro storia fa supporre che abbiano ereditato da misteriosi antenati conoscenze provenienti da una civiltà superiore. I Dogon sostengono di averle apprese dai Nommo, gli antenati anfibi venuti dal cielo su un'arca per diffondere le arti e il sapere tra gli uomini. I Nommo discesero da una stella chiamata Po-Tolo, che rappresenterebbe la vita. Si è trattato di un incontro tra razze diverse. La ragione rifiuta tutto ciò che non è ancora dimostrabile. Ma il cammino verso la conoscenza è da sempre percorso da ipotesi che a volte vale la pena di esplorare. Settembre 1934. Michele Castagna sta lavorando la terra non lontano da Capestrano, in Abruzzo, e improvvisamente diventa protagonista di un ritrovamento archeologico tra i più importanti nella storia d'Italia. È il guerriero di Capestrano, oggi conservato nel Museo Archeologico di Chieti. Non si è ancora scoperto chi possa realmente raffigurare, né è stato possibile datare con esattezza il misterioso reperto. La statua del guerriero è alta 2 metri e 9 centimetri ed è in posizione eretta, con uno strano copricapo a piatto e una maschera sul volto. Ricorda, nelle fattezze fisiche, l'enigmatico faraone Akhenaton. Fianchi larghi, vita stretta. All'origine la statua era dipinta tutta di rosso, così come testimoniano alcune tracce del pigmento rinvenute in diversi punti della scultura. Da dove poteva arrivare? Perché il volto è protetto da una maschera? Forse perché deforme? O perché diverso da quello degli altri esseri viventi? Singolare è la rappresentazione delle due lance laterali, come a voler simbolicamente indicare un passaggio invisibile, proprio come spesso viene raffigurato su numerosi sigilli accadici e sumeri. E poi c'è l'enigmatica iscrizione incisa sul pilastrino a sinistra della statua. Si tratta di una lingua complessa di tipo osco-etrusco, non di facile interpretazione.
se alla misteriosa scritta si applica la Kabbalah ebraica, si ottiene un risultato dalle conclusioni stupefacenti. Prendendo come riferimento la gematria, sistema ebraico di decodifica, il corrispondente valore numerico 2268, rapportato alla tabella interpretativa del codice aureo, dà come risultato 22 misteri del creato e 68 velocità della luce. Se applichiamo alla scritta direttamente il codice aureo, che ugualmente attribuisce ad ogni lettera un valore numerico, fatta eccezione per il K, otterremo il valore numerico 108, corrispondente al decimo enunciato. Moto di trasferimento nello spazio. Se aggiungiamo 27, valore numerico della lettera K, otteniamo come somma 135, che corrisponde a viaggio guidato. Potrebbe essere un'altra coincidenza, ma gli indizi finora raccolti permettono di continuare a immaginare una diversa storia delle origini dell'uomo. Una storia che chiama in causa antenati provenienti da altri pianeti. Essi avrebbero generato gli esseri umani e trasferito loro conoscenze che sono state tramandate di generazione in generazione attraverso i secoli e che ancora oggi sarebbero alla base della nostra civiltà. Una tesi ai confini della conoscenza. Un mistero su cui continueremo a indagare. Che storia! Certo, se anche solo una piccola parte di quello che vi abbiamo raccontato potesse essere verificato con certezza, aprirebbe nuovi grandi orizzonti circa lo studio dell'arrivo della vita sulla Terra. Ma è arrivato il momento di parlare di oggetti sacri che accompagnano la storia dell'uomo da sempre. Oggetti che, proprio perché venuti a contatto con santi o addirittura con lo stesso Gesù, sono diventate delle vere e proprie reliquie. Ma possiamo stabilire con certezza se quanto tramandatoci dalla tradizione corrisponde a verità? Questa sera cercheremo di scoprirlo insieme, facendo un viaggio assolutamente interessante nel mondo delle reliquie. Cristo moriva sulla croce e nel mondo si diffondeva una nuova religione.